Cannibale. Uomo che si ciba di altri della sua specie. Che mangia la carne umana. Che si comporta in modo spietato e crudele. Antropofago. Attore. Distruttore. Cercasi uomo giovane, di bella presenza, disposto a farsi uccidere e mangiare. Non è uno scherzo. Se vieni, devi sapere che sarà la tua ultima visita. Il cannibalismo è una pratica storicamente avvolta nel mistero, ai confini tra realtà e mito, tra simbolismo, paura e speculazione. Attraverso i secoli, giudicato atroce e sacrilego da alcune culture, è rispettato e sacro per altre. Difficile stabilirne l'esatta origine, ma certo risale agli albori della civiltà, al bisogno di ingraziarsi gli dèi, di vendicarsi e controllare i nemici. Testimonianze della pratica sia in Europa che nelle Americhe risalgono al periodo neolitico. Per rintracciare la prova di rituali cannibalici, gli archeologi prestano particolare attenzione ad alcune caratteristiche dei resti scheletrici. Fratture al cranio che permettono l'esposizione del cervello, mutilazioni facciali, ossa fratturate e bruciate, i segni di lama nelle amputazioni. Che si parli di pratiche primitive o di fatti moderni, il cannibalismo può assumere tre diverse forme. Esiste un cannibalismo ritualistico o spirituale, uno legato alla sopravvivenza, e poi c'è il cannibalismo criminale. Dopo la morte di mia madre mi sono iniziato ad interessare molto a fondo al tema della morte. Sono finito in questi siti su pagine di cannibali e su forum di chat. E all'inizio, quando ci sono capitato e ho visto tutto quello che c'è, ho pensato che fossero solo fantasie, ma per come venivano presentati questi annunci, era una cosa veramente incredibile. C'è gente che effettivamente si offre per essere mangiata e cerca delle persone disposte a farlo. Poi mi sono messo ad osservare la cosa più da vicino e un giorno ho risposto ad un annuncio. Aprile del 2000. Un messaggio appare in un forum su internet. Maschio. Omosessuale. Cerca figo tra i 18 e i 30, da macellare. Un uomo risponde al messaggio. Si chiama Bernd Jürgen Brandes. Un ingegnere informatico. Esperto di microprocessori. Un uomo distinto. Benestante. Di Berlino. Ha 37 anni. 7 in più dell'età richiesta nell'annuncio, ma mente, dice di averne 30, per convincere il cannibale a mangiarlo. Scrive: mi offro a te e ti permetterò di cenare con il mio corpo vivente. Non una macellazione, si tratterà di una cena. Chiunque abbia davvero intenzione di farlo avrà bisogno di una vera vittima. Armin Miles, il cannibale, gli risponde immediatamente. Gli invia le fotografie dei propri denti. Gli scrive:
che li userà per staccargli la lingua a morsi. 9 marzo 2001. Brandes esce dal suo appartamento di Berlino. Prende il treno per Rottenburg, nella Germania. 300 chilometri. Sarà il suo ultimo viaggio. La casa di Armin Miles, una villa del XVIII secolo, dalla struttura in legno. 42 stanze. Sembra una casa delle fiabe. Miles ci vive da solo. Appena arrivato, Brandes si spoglia e si offre al suo carnefice. Ecco, questo è il mio corpo. Spero mi trovi di tuo gusto. Poi, la vittima ingerisce un farmaco anti-influenzale. Dovrebbe provocargli sonnolenza, per facilitare a Miles il compito che lo aspetta. Ma l'adrenalina è troppa. Brandes resta sveglio. Manda giù un altro flacone di medicina, assieme a mezza bottiglia di alcol e 20 compresse di sonnifero. Ma è ancora sveglio. È rannicchiato in una stanza che Miles ha preparato per la macellazione. Improvvisamente si decide e chiede al padrone di casa di tagliargli il pene. Miles predispone la ripresa dell'operazione. Gli servirà al processo per dimostrare che la sua vittima era consenziente ed evitare l'accusa di omicidio. Poi va in cucina, prende un coltello e taglia. Per me è stato spiacevole e anche disgustoso. E soprattutto per lui, no? Beh, per lui è stato bello. Bello? Sì. Ha subito questo taglio e... Per lui è stata la cosa più bella che si era immaginata. Armin Miles bolle l'organo. Lo insaporisce con sale, pepe ed aglio. Lo divide in due parti, che i due consumano insieme. La sua vittima perde molto sangue. Gli viene preparato un bagno caldo. Poi riportato sul letto, dove resta per 10 ore. All'alba, Miles torna dall'ingegnere. L'ho baciato ancora una volta. L'ho pregato e scongiurato di perdonarmi. Mi ero immaginato una cosa bella, forse anche romantica. Invece era tutto orribile e pauroso. In quel momento provavo una sensazione che non si può descrivere con le parole. C'erano odio, furia, gioia, tutto insieme. C'era da un lato odio nei suoi confronti per essere venuto a farmi fare questo e odio nei miei confronti perché ero lì con il coltello in mano e rabbia perché lo volevo fare e allo stesso tempo gioia e felicità. Non sapevo proprio cosa dovessi fare. Ho pensato, devo pregare il diavolo o Dio, come sempre. E alla fine ho chiesto perdono a Dio. L'ho trafitto alla gola e il coltello è entrato da qui ed è uscito dall'altra parte. C'era relativamente poco sangue nel suo corpo e anche la quantità di sangue che usciva dalla ferita era relativamente poca. E